Una meta che resta sempre ambita da parte di quanti continuano a confondere il territorio con la personale pattumiera di casa. Siamo lungo la strada provinciale Sant'Agata de' Goti in Moiano. Una delle piazzole di sosta che si aprono lungo il percorso è da sempre preda di sversi seriali. Vi sono rifiuti di ogni genere, da quelli di provenienza domestica a quelli che sembrano appartenere al mondo commerciale e produttivo. La provincia di Benevento, a dire il vero, ha più volte provveduto a rimuovere il punto dai rifiuti lì depositati, ma si tratta di attività che comprensibilmente non possono essere poste in essere con una frequenza eccessiva, dal momento che ogni prelievo significa costi extra. Anche le telecamere rappresenterebbero una soluzione alquanto effimera, dal momento che gli sversatori seriali non farebbero altro che cambiare punto di conferimento. Ecco che quindi resta in piedi un'ultima ipotesi, quella di scandagliare i rifiuti andando alla ricerca di tracce che possano ricondurre al proprietario e quindi elevare le annesse sanzioni previste anche dal codice penale.